L'immigrazione cambia l'Europa. Il 29 giugno 2015 l'Inghilterra decide il primo sbarramento a Calais. Il 24 agosto un secondo sbarramento viene innalzato tra Bulgaria e Turchia. Il 28 agosto l'Estonia prende lo stesso provvedimento. Il 13 settembre la Germania intensifica i controlli al confine con l'Austria. Il 14 settembre l'Ungheria innalza una barriera con la Serbia e quindi con la Croazia. Il 10 novembre è la volta della Francia che rafforza i controlli sui confini. Quindi l'11 novembre la Slovenia chiude con la Croazia. Il 27 novembre aumentano i controlli tra Norvegia e Svezia. Il giorno dopo la Macedonia innalza una barriera con la Grecia. Il 4 gennaio 2016 la Svezia intensifica i controlli con la Danimarca e questa con la Germania. Il 19 gennaio l'Ungheria chiude con la Romania. Il 17 febbraio tra Austria e Slovenia è parzialmente chiuso un altro confine.